Buon pomeriggio, grazie di essere venuti questo pomeriggio ad ascoltare quella che è stata la elaborazione di un tema che è molto pesante, soprattutto oggi, e io non definirò il dolore perché vi dirò di pensare all'ultima esperienza di dolore che ciascuno di voi ha. Anzi, devo dire, sarei molto preoccupato che ci fosse qualcuno che dice «ma io non conosco il dolore». Se c'è, che mi aspetti, che dopo alla fine incomincerò la cura. Quindi, per me, parlare del dolore genera dolore. Sorriderò, ma non riesco a vederlo in maniera astratta. Non è un tema della filosofia o dell'esistenzialismo, è un tema dell'esistenza. Cioè, ho la sensazione che il dolore, che è così diffuso, tant'è vero che ciascuno in momenti diversi lo ha provato, e addirittura c'è un dolore che si può distinguere sulla base delle età. Pensate al dolore bambino, un dolore che non si può esprimere con le parole, ma si esprime solo con il pianto. Il pianto è il linguaggio del dolore. E lo capiamo in modo particolare proprio nel bambino. E così si passa da un'età e si arriva alla vecchiaia, quella a cui io appartengo, e c'è un dolore diverso. Allora, nel bambino c'è il bisogno dell'attaccamento. Questa è la parola, non la relazione. Un bambino ha bisogno di attaccarsi al corpo materno, perché il corpo, l'importanza del corpo. Il vecchio ha bisogno di convincersi che non è inutile. E guardate che l'inutilità è un dolore silenzioso. Però è come essere testimoni che tutto intorno a te è qualcosa di lontano. Nessuno ha bisogno di te. Ed ecco perché io credo che la parola solitudine sia in questo caso sbagliata, perché sta per abbandono. E per andare da un vecchio bisogna non essere preoccupati del proprio successo, dei propri affari, tener conto del denaro che ormai è diventato il simbolo della propria dimensione e del proprio valore. Allora, ciò che io voglio raccontarvi oggi è che credo che il dolore sia un'espressione dell'esistenza. Con questo non voglio giustificarlo e non ricorderete questo pomeriggio di qualcuno che ha fatto l'elogio del dolore, ma per carità, però per cercare di capirlo un po' di più. Perché credo che mai come in questo momento storico l'umanità prova dolore. Se una volta si poteva dire che era una città, una famiglia, credo che oggi proprio, ecco, sono cadute le barriere, i confini, perché il dolore è passato dappertutto. E non voglio ricordare i grandi fatti, ma c'è il dolore di quelli che credono di vincere, il dolore di quelli che credono di perdere. Perché il dolore non è diverso. Quindi io cercherò di sostenere che il dolore
è una parte dell'esistenza che non va vista come l'avventura di cui appunto si portano a casa poi i racconti della propria eccezionalità, ma è un'avventura che ha dei limiti, ecco il tema. Noi abbiamo dei limiti, tutti abbiamo dei limiti, e il primo è che la vita termina, il tempo si consuma. E forse la caratteristica più grande del dolore visto come espressione dell'uomo nasce addirittura, si dice, con l'inizio di una civiltà, con il lutto. Tutti gli antropologi vi ricorderanno che è proprio il viaggio, nel momento in cui si avverte che il lutto è una perdita non dell'altro, ma è una perdita per chi rimane. E quindi è una perdita indotta. E allora c'è bisogno di sublimare, c'è bisogno di credere, c'è bisogno di sedare quel dolore. E allora si trasforma questo limite in un viaggio. E certo, è un viaggio che ha una finale che è positiva. E quindi può essere addirittura che il dolore venga visto, come secondo molte tradizioni, venga visto come un apparente dolore se si considera la fine, se si considera la conclusione di una esistenza. Ma questo è il limite è anche il non capire. Qui avete visto intellettuali, insomma, grandi persone. Ecco, già, lo dico subito, vi raccomando, non chiamatemi mai intellettuale, perché la considero una cosa poco piacevole. Io non so nulla, io però non parlo del dolore, ma parlo con il dolore, cioè parlo con le persone che soffrono. E allora è difficile, toccando questo limite, cioè pensare alla propria grandezza, al proprio narcisismo. Allora, io credo che è anche il limite del non sapere, il limite del perché esserci invece che non esserci, in nulla piuttosto che l'esserci. No, questo mondo di cui sappiamo ormai che 13,7 miliardi di anni fa è iniziato l'universo, è un sapere concreto, è la scienza che lo dà. Però rimane il tema: se all'origine di quel momento ci fosse il caso maiuscolo, oppure ci fosse Dio altrettanto maiuscolo, sapendo però che non è facile capire che cosa significhino queste due parole. Ecco alcuni limiti. Il limite, vedete, l'altro è il sentire in alcuni momenti della nostra vita che non ce la facciamo, che c'è bisogno dell'altro. Allora, questa fragilità è un senso che io non posso definire un sintomo. Non è la debolezza fa riferimento alla forza, e allora posso cercare di immaginare di diminuire la debolezza, di andare su questa linea dalla debolezza alla forza e di salire. No, la fragilità è una caratteristica per cui io ho bisogno dell'altro. E quindi termina, e qui lo dice uno psichiatra da tanti anni, deve terminare persino la psicologia dell'io, che come voi sapete nasce nel 1900 attraverso un grande studioso e un grande libro, Freud,
con la interpretazione dei sogni, e si sosteneva che se vuoi capire il perché di un comportamento devi prendere l'uomo e analizzarlo, studiarlo, l'io. Ma per capire come sono fatto io, e sono fragile, bisogna che voi teniate presente che io ho bisogno dell'altro. Oserei dire che è lo stesso bisogno per cui oggi non avrebbe senso che io fossi qua senza di voi. Ma tutte le relazioni, considerando l'amore, che è sempre con questo eccesso sempre di idealizzazione, l'amore è l'incontro di due fragilità. Non uno perfetto e l'altro no, o una perfetta e l'altro no. Di due fragilità, che però hanno questo potere, che due fragilità insieme aiutano a vivere. Questo è il senso, non quello dell'avventura, del contratto di pensavo di essere felice. Ma casomai devi cercare la gioia. Vedete, la felicità ha una dimensione individuale, è qualcosa che ti appartiene. Sono felice perché ho ricevuto questa notizia. La gioia è qualcosa che invece riguarda anche l'altro. Come fate ad essere felici se avete il nipote che ha male a un piede? Allora, la gioia invece è qualche cosa che trapassa dall'uno all'altro. E la tua gioia passa all'altro e tu ricevi quella dell'altro. Ecco, però vuol dire che ricevi anche il dolore. Allora, ecco, che bisogna che facciamo una piccola distinzione. C'è un dolore fisico di cui io non mi occupo. È un dolore che oggi è possibile eliminare. Bisogna non farlo troppo presto per impedire che si capisca da dove proviene, perché se io ho un dolore all'addome devo dare la possibilità a chi cerca di capire quale ne è l'origine di poterlo, come dire, avvertire, persino indurre. Però è possibile toglierlo. Io ve l'ho detto, non elogio il dolore, e se è possibile toglierlo, togliamolo. Dico, si tratterà di vedere qual è il momento per farlo, proprio per non impedire di capirci da dove proviene. Ma c'è poi un dolore che chiamiamo, generalmente si chiama psicologico, a me piace chiamarlo esistenziale, il dolore di vivere. La vita talora è insopportabile, talora è un peso. E qui sarebbero da citare tanti autori sulla fatica di vivere. Ma senza gli autori, pensate agli adolescenti, la fatica di crescere. E vi sembrerà strano, ma è proprio faticoso. Lo era anche ai miei tempi, ma lasciamo stare questi confronti impossibili, perché era tutta diversa, e la società e il mondo in cui si viveva. Allora è proprio la fatica di vivere, non sapersi, non avere ancora un'identità, avere bisogno di trovarsi con i pari età, perché così uno si specchia con l'altro, e siccome tutti gli adolescenti si vedono brutti, non ce n'è uno che si piaccia, che non vorrebbe cambiare qualche cosa di sé, della propria corporeità. Ecco, allora c'è bisogno di quasi confondersi. Ed ecco allora anche questa dipendenza dal gruppo. C'è un gruppo che non funziona perché c'è un leader che li trascina a fare cose inaccettabili. Ecco, però, appunto, è una identità, e la paura di essere contrario al leader o a quel gruppo significa
essere abbandonato, sentirsi solo. E per un adolescente oggi questa è una condizione di forte dolore. Allora ecco che il dolore qui non riguarda il corpo, nel senso che c'è un male somatico, ma riguarda proprio la percezione di sé mentre si vive, mentre si va a scuola, mentre si torna a casa. E bisogna mettere in atto le due vie, perché ormai tutti gli adolescenti hanno un doppio: quello che raccontano ai pari età e quello che raccontano al padre. Tante volte la personalità diventa multipla, perché c'è anche chi ha un racconto per la madre e uno per il padre, che per un gruppo della scuola o per il gruppo del bar o dell'angolo di strada. Ecco, questa è la condizione della fatica di vivere. Però in queste condizioni si è trascinati e non ha più importanza cosa si fa, ma l'importante è con chi si è. E allora il fare in gruppo toglie completamente e la responsabilità, che viene divisa o proiettata sull'altro, e anche il senso di colpa. Questa è una società in cui il senso di colpa è morto, non c'è più il senso di colpa. Però, mentre ne parlavo prima, mentre siamo abituati a vedere questi adolescenti sempre in questi comportamenti inaccettabili, perché fanno cose incredibili, però ricordavo, in questo momento in cui tutti siamo un po' disorientati, un po' confusi, ecco, in questo periodo si è notato che il numero dei suicidi adolescenziali in questi ultimi 2 anni è aumentato del 30%. Allora ricordatevelo, la fatica di vivere non significa solo fare il male o distruggere l'altro, ma significa distruggere anche se stesso. Ecco allora una delle maschere del dolore. Quando io, come voi sapete, occupandomi soprattutto in passato dei casi estremi, i cosiddetti casi estremi, quando c'è di mezzo la morte, l'uccidere degli adolescenti, ero sicuro che arrivato nella sezione minorile dove erano stati incarcerati, non il carcere degli adulti, ma ancora l'istituto minorile, ero sicuro che dopo un quarto d'ora quel ragazzo che sembrava un mostro letto da che cosa ha fatto era in pianto, perché mi chiedeva lui stesso il perché ha fatto e che cosa. Quindi vedete, anche qui è l'aver perso l'orientamento, l'essere diventato faticoso crescere. Allora, dolore fisico, dolore esistenziale. Dovete aggiungere che c'è un dolore sociale. E su questo ci tengo moltissimo. Il dolore sociale è quel dolore che deriva dal vedere come l'altro si comporta, come l'insieme, la comunità agisce. Ed è dolore. È un dolore sociale che è anche della natura, perché una società ha bisogno di un luogo, così come per fare una conferenza c'è bisogno di uno spazio. Ecco, allora c'è anche il dolore del vedere come il luogo dove noi viviamo viene distrutto, viene maltrattato. Ecco, quindi vedete, questi sono gli aspetti del dolore. E allora,
credo che questo vi aiuti a comprendere meglio questa affermazione iniziale, quella di dire che è difficile non essere parte del dolore. E poi, vedete, c'è un dolore provocato e un dolore invece che in qualche modo non è stato, non dipende da qualche altro. Ci sono dei fatti nella nostra vita che non dipendono, ma il dolore provocato. E forse voi lo sapete, che ciascuno di noi generalmente esprime i propri comportamenti che generano dolore nelle persone a cui si vuol bene. È un paradosso. Io sono vecchio, lo ripeto per un'altra volta di solito, quindi ce ne sarà un'altra più avanti. E vedete, il dolore più forte nel ritornare alla propria vita è proprio questo, è di avere la percezione che si è provocato dolore nelle persone che si è amato. Allora uno ricorda il proprio padre, che non c'è più da tanti anni, questo è il mio caso, e il dispiacere di non essere stato più con lui mentre facevo altre cose. Il dolore con la propria compagna, purtroppo questo è il senso maggiore, ma anche verso il proprio compagno, in momenti magari di difficoltà. Perché ricordatevi che se volete sapere, se volete capire la violenza, parlo qui di una violenza non estrema, se volete capire la violenza, dovete sapere prima che cos'è il dolore e la paura. La paura. La paura ha bisogno dell'altro, se non lo trovi ti senti solo ed ecco il dolore. Ho descritto dei comportamenti che sono umani, nel senso che ciascuno di noi li prova. E allora, ecco questo dolore generale a cui vorrei che si desse un po' di senso. E questo è lo sforzo che ho fatto volendo proporvi questo libro. Mi sono chiesto il senso del dolore. Non sono il primo, pensatevi, pensate, e questo mi piace ricordarvelo. Pensate che padre Turoldo, di cui non si ricorda molto, non so se l'avete ricordato, ma ricordatelo perché, ecco, parlava del dolore di Dio. E riprendeva le parole di San Paolo, quando diceva, e per me questo ha un significato importante, diceva che ci sono i folli di Dio e che se ci sono i folli di Dio, diceva Turoldo, significa che Dio è un po' matto. Allora, perché racconto questo? Perché voglio farvi capire che il dolore non deve portare alla disperazione, ma alla ricerca dell'altro. Quale altro? Un altro che soffre il dolore. Non credo, permettetemi di dirvi, che la terapia del dolore, mi riferisco a quello mentale, a quello che ho chiamato esistenziale o sociale, non vi mando da chi non lo prova. Vi mando da uno che sa che cos'è il dolore. E se noi avessimo in famiglia questa visione, se ce lo ricordassimo qualche volta, che quel figliolo che ha fatto delle cose che non si doveva,
che quel compagno o marito si è comportato e così via. E se pensassimo qualche volta che per entrambi c'è qualcosa in comune ed è il dolore, e che la bellezza della relazione è il poter scambiare il dolore. Vedete, io sono, sapete che oggi vi ho associato parole come dolore, paura. Quando ci sono le malattie da panico e quindi incontro delle persone che vengono piene di paura e io non sto, dico adesso si sieda che le spiego che cos'è la paura. Gli prendo la mano e da vecchio psichiatra dico, ma sa che ho avuto anch'io tanta paura, ma adesso sono qui per aiutarla. Certo non sarà questo, non sarò uno psichiatra intellettuale, ma questa, e questo lo può fare proprio quella persona che è vicina e che magari noi non guardiamo nemmeno. Insomma, il dolore ha una forza relazionale, è una forza di comprensione, e il rapporto umano è quello di sapersi comprendere, non sopportare. Il dolore non si sopporta mai, lo si condivide. Ecco, e allora termino questa prima parte sempre sul dolore, per dirvi quanto è umano. Io credo che il disturbo di cui io mi occupo e che considero più umano, tutti sono umani, ma il più umano, è la depressione. Permettetemi di parlarne in questa regione, che dà un grande contributo alla depressione. E quando sono andato a controllarlo, ho preso il coraggio per dirvelo. Pensate alla persona depressa. Vedete, la depressione si fonda su due, chiamiamoli così, pilastri. Il primo è la percezione che una persona ha di non saper fare più nulla, nemmeno ciò che fino a poco tempo prima era un gesto, un comportamento ordinario, non dico banale, ma da un certo momento ci si sveglia e si capisce che si è in un mondo in cui non si sa fare più nulla. Non solo, questo è il primo pilastro. La secondo pilastro è che proprio per questa percezione ci si sente in colpa, perché si interpreta che tutti attorno avrebbero bisogno di aiuto e tu che lo vorresti dare non sei capace di darlo. Pensate al dolore di chi si siede in un angolo e vorrebbe non esistere, proprio per non provare questa sensazione dolorosa. Ecco, questa è l'esistenza umana che, pensate, è rappresentata nel nostro momento storico. La dimensione clinica non è la tristezza, non è la malinconia, ma parlo di depressione nel 14% della popolazione. Ecco che cos'è il dolore di vivere. E allora, il dolore di vivere deve essere visto come una espressione che io chiamo dell'umanesimo. Non per giustificarlo, non per elogiarlo, ma per darvi un senso. Guardate, è difficile trovare una persona che produce dolore e su cui poi si finisca per non riversarsi su di sé quello stesso dolore. Penso oggi a questi potenti che possono decidere se
schiacciare i bottoni. Oltre al dispiacere di non poterli curare. Ma ho proprio quello di vedere come ci possa essere l'insensibilità per il dolore che si provoca. Pensate per un bambino che ha perso un arto e molti non ci sono più. Ma non penso a questa, penso alle guerre, a quelle guerre che io, dopo l'ultima guerra, pensavamo che fosse una storia irripetibile, tanto era disastrosa. Ecco il dolore, questo è il dolore. Allora, l'esistenza è anche dolore. È forse una conclusione che vi sembrerà scontata, però no, è possibile alleviare il dolore. Io non lo so togliere, ma alleviare sì. E c'è un'unica maniera di ascoltare chi avverte dolore, di far sentire che si è attenti al dolore dell'altro. Io non ho formule da indicarvi, ma di ascoltare. È bellissimo vedere un vecchio che è colpito da qualche disturbo che genera dolore fisico o mentale e che racconta di sé ad un nipote, mentre racconta e vede questo bambino davanti, gli sembra di stare meglio. È bellissimo. Oppure arrivare a casa e trovare qualcuno che è interessato a te. Ti chiede come stai, quel come stare, che adesso è diventata una specie di nenia, no, di cui non ti importa niente, insomma. Anzi, è bene che tu rispondi abbastanza bene, almeno io l'abbastanza lo devo mettere per un diritto anagrafico. No, perché se gli dici che stai male, quello vede solo l'ora di andarsene e comincia a dirti ma non è niente, non lamentarti. Non ti capisce perché non gliene frega niente. E trovare a casa qualcuno che invece ti ascolta. Ti ascolta e magari piange. Che bello il pianto. È un linguaggio straordinario. Non abbiate paura di piangere. Vi devo fare una piccola confessione. Per tutti i giovanotti, io siete tutti giovanotti per me, un aspetto positivo della mia vecchiaia, sapete qual è? Quello che mi piace lamentarmi. E quindi la possibilità di trasformarla in una specie di gioco, dove però vedo la condivisione, vedo l'interesse. Bisogna che cominciamo a sentire l'interesse dell'uno per l'altro. Certo, andiamo dall'amore all'amicizia, andiamo giù, ma c'è anche la solidarietà. Per cui andando, camminando per strada e vedendo una persona che sorride, che sembra, per carità, e che se ne va poi perché non pretendi niente. Ma pensate l'effetto. Un sorriso calma il dolore. Come ho parlato io di queste osservazioni, di questi richiami
perché vorrei che ciò che vi ho detto riuscisse a risvegliare in voi tante cose che non dico, perché il dolore lo conoscete. Allora, io non ho fatto un trattato. Come si fa a fare un trattato del dolore? Significa uscire dal dolore, guardarlo come un oggetto e poi descriverlo alla maniera per cui un fisico può descrivere un oggetto, può descrivere un oggetto del cielo. No, credo che lo si debba fare partecipandolo. E allora ho raccontato delle storie di dolore, ma non delle grandi storie, quelle estreme, no, perché, come vi ho detto, parlo del dolore esistenziale, del dolore sociale, e quindi quello che noi, che ci appartiene, perché noi viviamo, cioè consumiamo una esistenza. È bella la parola esistere, vuol dire esserci qua adesso, in questo ambiente, essere nel mondo. E quindi raccontando quelle cose che ci danno dolore. Un dolore che però ha importanza, perché qualche volta ci abbiamo ancora tempo, no? Perché un quarto d'ora? Perché stando insieme ci si capisce. Allora c'è una parte, c'è un racconto che è una, si chiama Una giornata insieme, e racconta che cosa succede tra un nonno che riceve a casa il proprio nipote di 14-15 anni perché viene per passare una giornata insieme. Ah, dice, ma che dolore, questa è una gioia. No! Perché quel vecchio già quella mattina dice, come mi vesto? No, voi sapete, io ho degli amici dermatologi, i quali mi dicono, ma sai per chi lavoriamo tanto oggi? Per i vecchi, che vogliono tirare via una di quelle robe che magari hanno una macchia sulla faccia, perché i nipoti altrimenti ne vengono... No, e quindi cosa mi metto? Se lei dice, ma loro potrebbe scegliere, faccio il vecchio giovanilista, tiro fuori un vecchio paio di jeans di quelli stretti, che così si fa, no? Oppure, allora, e poi una giornata, è spaventato questo vecchio, cosa dice? Cosa gli dico? E la prima cosa che prende in mano è il telefonino, non so niente, poco, e lui sa. E allora è bello perché questo ragazzo lo va a vedere in campagna e c'è una serie di incontri che sono in incontri che vanno per un vecchio, per un nonno, ci sono nonni anche giovani oggi. Non so leggere, non abbiamo invitato un lettore degli artisti, ma è per dirvi che cosa intendo. Intendo quella che il dolore è qualche cosa che può diventare relazione. Il telefonino di Francesco aveva suonato. Era tenuto stretto nella mano sinistra e subito l'attenzione di entrambi, nonno e nipote, si rivolse a quel personaggio che sapeva farsi strada con imperio. E se chiamava, non c'era alternativa al bisogno istintivo di vedere che cosa volesse. E ciò significava leggere, guardare, ascoltare e rispondere. Non ci volle molto tempo, anche per l'abilità di mettersi in contatto, di eseguire tutti i click in esatta sequenza, con cambi di immagini sul video che sapevano di mistero e di follia al nonno, mentre erano in perfetta logica
comunicativa per Francesco. Mentre ancora lo fissava, lo avvicinò il nonno e disse: «Vedi, nonno, io qui dentro esisto. Ci sono». E mostrò una serie di immagini di atteggiamento e di comunicazioni che riguardavano proprio il nipote. «Vedi, nonno, ho 623 like. Ti rendi conto? Piaccio a 623 persone. E il numero cresce in questo periodo ogni giorno. E io posso seguire questo apprezzamento, un numero che mi dà sicurezza. Perché significa che valgo ed esprime esattamente i like di adesso. Descrive la mia situazione attuale. Nonno, io non mi piaccio. E talora davanti allo specchio noto dei particolari del viso, dei capelli, del naso soprattutto, che mi spaventano. E per trovare il coraggio di presentarmi davanti agli altri dovrei tentare di nascondere qualcosa di me. Con queste attestazioni mi piaccio, perché piaccio agli altri. Vedi, nonno, se uno ti dà il suo like e tu non l'hai chiesto, acquisti coraggio e tendi ad averne di più, continuando a fare quello che ha ottenuto il mi piace. Quando mia madre mi dice che bello sei Francesco, mi irrita, perché è scontato e forse è solo consolatorio, un giudizio che serve più a lei. E a mostrarlo è l'osservazione che tutte le madri vedono i propri figli come dei e dunque perfetti, belli. Qui il giudizio è dei ragazzi che non conosci nemmeno, sono espressioni vere, giudizi sentiti, poiché non sono né richiesti né dati in una presenza per gioco e talora per la pietà dei sentimenti. E il dialogo va avanti e ci si accorge che ci sono due mondi diversi. E il nonno dice: «Scusami, Francesco, per me tu ci sei e non ho espresso il mio like. Ti insegno come darmelo, ma deve essere vero, non un regalo del nonno». Due mondi che hanno bisogno di incontrarsi, ma però sono molto diversi e bisogna fare uno sforzo di capire l'uno dell'altro. E ci si rende conto che non bisogna che il vecchio divenga un adolescente o l'adolescente vecchio, cioè fare il gioco delle parti, ma bisogna semplicemente capire l'altro, ma nemmeno per le spiegazioni, perché c'è una visione che è completamente diversa e non si tratta di dimostrare un teorema se è valido o se è falso. Ma appunto è la comprensione che è non solo la terapia del dolore, ma addirittura previene un dolore esistenziale, che è quello di avere la percezione di essere un nonno che non solo non esercita, chiamiamola, questa condizione, che fra l'altro è straordinaria, proprio perché c'è la paura. Addirittura tante volte si cerca di essere come si pensa che il nipote sia. E la storia finisce che la vera comprensione non sta nelle differenze o nel telefonino, ma sta negli affetti. Se tu vuoi bene a quel nipote, hai l'impressione che ciò che ti dice abbia un senso anche per te, anche se per questo non devi rinunciare alle caratteristiche che tu hai come un vecchio.
Poi c'è una storia che riguarda un po' tutti, e qui si parla di una storia che è intitolata 2020. Voglio subito dire che non si parla del Covid. Raccontavo prima che io in questi 2 anni non ne ho mai parlato, non mi avete mai visto in televisione, mai sentito alla radio, mai un articolo, perché trovavo insopportabile questo gioco di personaggi narcisi in camice bianco o in camice intellettuale. Adesso è la terza volta. E quindi l'unica maniera di fronte al caos e alle urla di differenziarsi un pochino, se è possibile, è il silenzio. Non ne parlo nemmeno qui. Ma però è l'occasione per ricordare quello che chiamo il lockdown della mente. E questo effettivamente l'abbiamo provato tutti. E ci sono tante cose interessanti, perché la storia riguarda lui e lei. Lui è in pensione, lei è la compagna di tanti anni. E quindi sono chiusi in una casa perché sono rispettosi delle regole che sono state decise per cercare di fermare, di contenere il contagio. E allora che cosa c'è in questo spazio che è diventata la casa di sempre? Cambiano i pensieri. Per esempio, una delle cose che cambia è che si capisce che i pensieri, le idee, la mente funziona in modo stranissimo, perché la nostra mente è fatta per l'azione. Pensateci. Cioè noi mettiamo in moto le idee generalmente legate a quello che è il nostro comportamento, la nostra professione, il nostro stare con lei e ritrovarci. Cioè è sempre, come dire, una mente che è proiettata sul fare, e lì non c'è niente da fare. E quindi è bellissimo, perché tutte queste idee sono le più strane, perché non sono, come dire, proiettate ad un fare, perché bisogna stare dentro, bisogna chiedere cura. E quindi è bellissimo questo, perché tutto il mondo è tra Giovanni e Teresa, che è la compagna, la moglie di questo. E quindi ci sono tutta una serie di scoperte che generalmente non si fanno, perché noi siamo di solito occupati nel fare. Lui era un medico che andava quindi con tutte le preoccupazioni. D'altro questa volta avverte dei pensieri che sono strani, e quindi anche un mondo mentale che è particolare, perché in fondo noi stiamo orientando la nostra mente solo a ciò che facciamo, e ci sfuggono talmente le cose. E per esempio c'è una di queste ideazioni per cui questo signore gira attorno nel locale, guarda fuori, le finestre sono chiuse, e percepisce in una di questi dialoghi, percepisce il rapporto che esiste tra l'io e il noi, perché in realtà nell'azione bisogna distinguere i personaggi. Se sono medico, vado in ospedale per fare a tizio al Signore. Cioè è sempre una, come dire, c'è sempre un io che è il motore dell'azione e delle idee che sono preparatorie dell'azione. E qui si accorge che l'io perde di dimensione, perché in realtà l'unica realtà è lui per lei e Teresa per lui. E quindi scopre che c'è il noi, scopre che c'è l'insieme, scopre che c'è addirittura
il paese, scopre la natura, perché guarda fuori e vede un ambiente vuoto. Ecco, e allora anche qui fa tutti questi monologhi e alla fine, con questo credo di dover finire, 219, e alla fine anche qui sono due io che non capiscono più, che non hanno più il senso, non danno più il senso. Ecco la coscienza che Dio vi. Allora, che non danno più il senso agli io o a te. Cioè, e Teresa, che non aveva parlato molto, alla fine interviene e dice, dopo che lui aveva scoperto il senso, tratteggiò un sorriso e Teresa continuò. Vedi Guglielmo, si chiamava, vi ho detto Giovanni, scusate. Vedi Guglielmo, il tema precedente era stata la politica, il governo della città. Vedi Guglielmo, non mi sono mai occupata di politica. Nemmeno io, e non sto tirandovi dentro temi politici, ma sono le idee, qui non c'è l'agire, le idee. Mi ha sempre dato l'impressione di un campo di lotta per il potere. E io non credo che questa dimensione appartenga ai bisogni essenziali della vita umana. Non mi meraviglia sentirti dire che pur descrivendo delle utopie si sono messi in atto soltanto sistemi di sfruttamento e di violenza per possedere cose e per poter sottomettere gli altri. Il metter sotto è stata considerata nella storia la maniera per apparire importanti senza esserlo. Bellissimo. Il saggio non vuole possedere nulla proprio per essere ciò che è, al contrario del possedere, per diventare ciò che si ha, senza essere. Dobbiamo tornare in quello che hai chiamato il nuovo mondo, cioè ad un certo punto c'è la notizia dei vaccini, quindi siamo sempre 2020, e allora questo signore Guglielmo apre una finestra, rimanendo dentro, ma apre questa finestra che è il senso, che è anche la speranza. Bellissima la speranza. Allora dice, dobbiamo tornare in quello che hai chiamato il nuovo mondo, credendo soltanto nell'uomo. La democrazia può nascere solo dall'uomo essenziale, da quell'uomo dei sentimenti, che è attento alla vita degli altri e convinto di poter dagli altri essere aiutato, mentre lui stesso perdona, condivide, sostiene. Non so nulla di politica, ma conosco bene che basta poco per cambiare la vita di un singolo uomo, per fare in modo che si riferisca alle caratteristiche legate all'esistenza e al suo significato. Non è questo un tema filosofico, ma il senso stesso della vita. Se hai consapevolezza della tua fragilità, Guglielmo, vedrai l'uomo nel bisogno di essere aiutato e di aiutarti. La democrazia è questo: percepire la tua fragilità e vederla nell'altro. Il grande segreto è che due fragilità insieme aiutano a vivere. La politica, le democrazie false hanno come primo compito di promettere a tutti un piccolo o grande potere. In tal modo si difendono solo i potenti. Grazie.